Salve a tutti amici di MarcosBox e ben ritrovati nel consueto video appuntamento con il riassunto della settimana con tutte quante le notizie che sono state postate sul blog da me e dai miei amici. Cominciamo con la prima notizia e cominciamo con parlare di Linux Mint. È stata rilasciata la prima release candidate di Linux Mint 17 versione XFCE, che non è altro che una Xubuntu 14.04 con un look diverso e i soliti strumenti di casa Linux Mint. Sinceramente, se volete una distribuzione con XFCE, provate direttamente Xubuntu. Non ha tanto senso provare Linux Mint 17 nella versione XFCE perché, appunto, ha soltanto qualche pacchetto preinstallato. Questa è la differenza. In settimana il team di Manjaro ha rilasciato l'Update Pack 1 per Manjaro 0.8.10. Novità principali: KDE è stata aggiornata alla 4.13.2, aggiornati alcuni pacchetti per GNOME 3, Mesa versione 10.2.1 per migliorare il supporto allo strumento di riconoscimento hardware di Manjaro, aggiornato il KDE Framework 5 versione 4.100 e il kernel aggiornato all'ultima versione. Come al solito, se volete aggiornare, trovate le informazioni nel post. Microsoft ha poi rilasciato la versione 4.3 di Skype per Linux, il client di messaggistica più conosciuto al mondo, anche più criticato per via dei suoi trascorsi con gli enti governativi americani e quant'altro. Comunque, se lo utilizzate ancora, se siete costretti a utilizzarlo, sappiate appunto che la versione 4.3 per Linux ha aggiunto un parziale redesign dell'interfaccia grafica perché non è minimamente paragonabile alla versione per Windows. Ha aggiunto la nuova funzionalità di chat di gruppo basata su CLUD, che trovate maggiori informazioni all'interno del post. Migliorato il trasferimento file, migliorato gli strumenti per gli ipovedenti. Novità più grande è che è stato aggiunto il supporto a Pulse Audio 3.0 e 4.0. Adesso Pulse Audio è il requisito essenziale per le chiamate vocali, che in quanto è stato completamente abbandonato il supporto ad ALSA. All'interno del post trovate poi le informazioni su come installarlo, sulle principali distro perché viene fornito il pacchetto, e su alcune informazioni su Pulse Audio. Il team di Tango ha poi fatto un piccolo post in settimana sullo stato di lavoro di Tango 2 Bartolomeo Annullata. C'è stato un piccolo rallentamento per quanto riguarda lo sviluppo di Tango in questi mesi. Perché? Perché principalmente perché c'è stato Debian, è stato sostituito da Jenkins per il build dei pacchetti della distro. Questo ha portato un lavoro più lungo del previsto e quindi c'è stato un rallentamento dello sviluppo. È stato poi aggiornato il server principale su una macchina più potente, quindi sono stati spostati tutto l'ambaradan, tutti i pacchetti. Il vecchio server adesso è utilizzato come bug tracker. Naturalmente, in tutto questo trambusto, si sono dimenticati di iniziare i lavori sul nuovo installer, quindi verrà utilizzato il solito installer di Linux Mint Debian Edition. Versione di KDE che verrà utilizzata sarà la 4.13, forse 4.14. Per Plasma 5 si parlerà di Tango 3 versione con GNOME, soliti problemi. Verrà utilizzata la versione presente su Debian SID perché c'è il solito problema di mancanza di manodopera per quanto riguarda gli sviluppatori amanti di Tango che si vogliono dedicare allo sviluppo della distro. Utilizzano tutti i KDE. Notizione della settimana da parte del mondo Fedora è che il team di sviluppo ha finalmente deciso è Fedora 22, rilascio probabile nel 2015, secolo più secolo meno, utilizzerà DNF come gestore dei pacchetti predefinito mandando in pensione il caro vecchio Yum, che tra l'altro funziona benissimo. All'interno poi del post trovate alcune informazioni su DNF e quant'altro. Notizie da casa Google, notizie dal mondo della telefonia. Si è scoperto, spulciando alcuni utenti di Xdea, spulciando dei commit presenti nell'Android Open Source Project, che è stato praticamente rimosso dal wiki in funzione di Art. Questo significa che le prossime versioni molto probabilmente avranno come Art come
attivo di default, insomma, sulle prossime versioni di Android. Come ben sapete, ancora attualmente in sviluppo, alcuni lo stanno provando con gli strumenti per gli sviluppatori sui Nexus e quant'altro. Comunque promette bene in termini di prestazioni. Passiamo adesso alla 14esima, no, 15esima, siamo 14esima puntata del Marcus Box IO, realizzata da Stefano, che è la rubrica contenente tutta una serie di notizie nel mondo della tecnologia che non sono potute, non hanno potuto avere un post dedicato sul blog. Questa volta Stefano ha avuto un botto di visite grazie a visite più nate, condivisioni e quant'altro, grazie a un simpaticissimo post sui gattini. Praticamente, se aggiornate il post, ogni volta aggiornate viene messo un gattino differente grazie al servizio The Cat API. Notizie della settimana: l'America sta esaurendo l'IPv4, si passerà quindi a breve a IPv6. Chi lo sa? Si diceva già dall'anno scorso che erano quasi esauriti. Che più? Ah, ecco, un'altra notizia che può interessare a molti di voi, che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha finalmente capito che i brevetti di software che trattano di idee astratte non sono validi, quindi non sono brevettabili. Trovate poi l'approfondimento su The Verge. Per il rilascio della settimana su Steam arriva XCOM Enemy Unknown, che potremo giocare finalmente su Linux. Grande notizia, andatevela a leggere, non vi anticipo null'altro, se no poi il post appunto non lo leggete. Bene, per questa settimana abbiamo concluso, poche notizie, quindi anche video brevissimo. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana, sperando con più notizie. Ciao ciao!